Allora, sono il 10 giugno, il Maga, e siamo qui, stiamo mangiando l'erba, mangiamo, abbiamo il pascolo e fino a quando dura, così a presso a poco andremo alle fine di settembre se permette il tempo. È stata una bella stagione, volevo vedere, ci sarebbe da fare la firma per avere sempre così le stagioni. La primavera è stata sempre tardiva. Primavera tardiva, mai fallita, dicevano una volta, e infatti è proprio così. L'erba è stata sempre bella verde, è stata indietro, non è diventata matura. Le mucche hanno mangiato sempre bene, hanno mangiato e basta. C'è stato un po' il calore, qualche settimana, un po' di secco, e sui nostri alpeggi, se c'è secco, non è proprio bello portarle in giro le mucche. Piani ce ne sono pochi. Prima da mangiare è questa di qui che diventa matura prima. E l'ultima è sempre questa di qui perché è quella che resta più tenera. Resta. Dopo si cerca di mescolargliela su un po'. Poi si fa un giorno di qua, due di qui, un giorno. Cambia la resa, cambia tutto. Magari Donner Vac fa anche un secchio di più di latte al giorno c'è perché è più tenera, più verde. Però vale di meno di quella da Sulif perché di qui è matura, la mucca resta più in corpo, ha più sostanza, invece dal VAC vale zero. Vale più tanto per il secchio del latte, ma la mucca non ha sostanza. L'erba è anche buona, ci sono diverse perché abbiamo due malghe, ce n'è una più bassa e una seconda qui. La malga più bassa è un po' più pericolosa, un po' più bella forse, ma un po' più pericolosa perché già dai temporali che dobbiamo stare attenti perché qui quando arriva il temporale non scherzano, tra grandine e vento c'è da stare attento con le mucche perché non le fermi. Devi cercare di andare sempre alla baita e metterle sotto il portico più tante volte. Che dopo sono tutti mucci, attaccati via, che ci sono pieni di burroni, canali, uno o l'altro. Resti senza mucche, in poche parole resti. Oggi abbiamo fatto formagelle perché ormai adesso le mucche sono quasi tutte in asciutta, sono tutte. Latte è poco, uno o l'altro, allora non abbiamo fatto una forma di formaggio, non usciva, uscivano ma erano piccoline, allora abbiamo preferito fare le formagelle. Per fare la nostra formagella usiamo il latte della sera, che lo facciamo fiorare e la mattina lo spagniamo e in più mettiamo dentro il latte della mattina, la mussa calda, la mucca. E cominciamo la lavorazione, cominciamo. Si spanna il latte, si mucano le mucche della mattina, si mescola assieme, si mescola. Dopo per la formagella riposa appena 12 ore e comincia a riposare il latte appena. Invece il formaggio comincia a riposare, il latte riposa 24 ore. E poi la formagella, anche se non è proprio spannato bene, il latte, anche se resta dentro un po' di grasso, di panna, gli dà più tanto sapore alla formagella. Invece il formaggio dobbiamo farlo diventare magro, non c'è da spannarlo di più. Più lo lasci giù, più panna fa. Dopo dipende perché con i giorni di calore, a parte che abbiamo le bacinelle che gira l'acqua noi, allora scampa il latte. Le bacinelle hanno un doppio fondo, hanno un doppio che passa dentro l'acqua corrente sempre e tiene il latte fresco, perché quando c'è il sole il latte cerca di andare tonne, più lo lasci lì più va tonne, insomma che va a malora.
si scalda il latte a una temperatura di 37 gradi. Fiume! Si dà caglio, si dà, più tanto uso quello in polvere, caglio in polvere, ma anche, uso anche quello liquido per le formagelle, per il formaggio non uso appena quello in polvere. La formagella forse con, la, con liquido, quello liquido resta un po' più tenera, un po' più molle. Dipende dalla quantità del latte, come stamattina abbiamo lavorato 3 quintali di latte, ci sono i suoi misurini apposta, ci sono un tappino, un quintale e mezzo di latte, abbiamo messo 2 tappini, abbiamo messo, li mettiamo un liquido, lo mescoliamo e dopo lo lasciamo riposare per mezz'ora, 40 minuti. Dopo questo tempo passato cominciamo la lavorazione del latte. La prima fase tagliamo la cagliata, tagliamo. C'è una tradizione, almeno di noi marchesi, cominciamo che facciamo la croce, noi sempre prima di cominciare a lavorare il latte, così comincia, vedi, prima che è cagliato il latte, e poi è una tradizione che anche per il Signore che ci aiuti a lavorare bene questa caldera di latte. È sempre quando cominciamo a lavorare il latte e quando finiamo che prima di tirare sul formaggio ci facciamo con la signora croce, ci facciamo. Prima rottura con la spanarella la tagliamo un po' grossa.
pezzi grossi la tagliamo, che comincia a spurgare il mol, comincia a uscire. Noi la lasciamo riposare per 4-5 minuti, lasciamo riposare e dopo gli facciamo una seconda rottura, che la facciamo andare a nocciola. Prima usiamo lo spino, la regola, diciamo, così la rompiamo a pezzetti di nocciola, come circa. Quando si comincia a trarre insieme, vedi che si lavora, ormai vado a occhio, si può dire. Dopo uso anch'io il termometro, perché uso anch'io il termometro ormai così per sapere, per regolarmi un po', però più tanto è con la mano che vedi la lavorazione che ho messo. No, io lo rollo giù, non ce l'ho mai dietro, anche andare con le mucche. Si parte, ma non si sa mai quando si torna indietro. Si sa quando si torna indietro o quando le mucche sono piene. L'orologio con me sta alla catena. E basta. Dopo si tira a fuoco e si lasciano andare giù, farle riposare per 10 minuti, un quarto d'ora nel siero, nel mol. Dopo si comincia a tirare fuori il mol fino a quando arrivi giù sulla cagliata e dopo si mettono da fascire le formagelle.
poi le si girano, perché così se deve uscire tutto il siero che c'è dentro, e dopo le copriamo, perché devono cercare di restare al caldo, le prime ore devono restare al caldo le formagelle. Salatura noi la facciamo ancora a secco, la facciamo lo sale, saliamo a mano. Ho preso su la mano, ho preso su come formagelle, c'è una salatura semplice da una parte, un giorno da una parte da un altro. Anni e anni indietro ci avevano le mucche anche i miei genitori, pochine però ce le abbiamo sempre avute. Poi avevano smesso, avevano, io andavo a lavorare, però io sempre gli correvo dietro, tanto un mio zio gli correvo dietro, e che lui aveva le mucche. Una mattina mi sono svegliato, ho dato i giorni giù sul lavoro e mi sono messo ad agricolare io. Sono 13 anni fa ormai, e pian pianino vado avanti in qualche maniera, io e lei e i bimbi, anche se sono piccoli qualcosina fanno anche loro, per andare a prendere le mucche o le capre, si arrangiano anche loro, si arrangiano. Bye. 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 Bye.